Ben ritrovati con le interviste di BioBlu. Oggi parliamo di un problema di salute pubblica che le autorità dovrebbero seriamente prendere in considerazione al fine di trovare delle soluzioni. Sto parlando del calo drastico della fertilità maschile. Ne discutiamo con il dottor Luigi Montano, uroandrologo dell'ASL Salerno e presidente della Società Italiana Riproduzione Umana, nonché curatore di un importante progetto di ricerca che si chiama EcoFood Fertility. Benvenuto su BioBlu, dottor Montano. Buongiorno a voi tutti. Allora, dottore, io vorrei subito con lei, prima che lei ci spieghi che cos'è il progetto EcoFood Fertility, vorrei farle commentare proprio una notizia di cui noi ci siamo occupati nelle scorse edizioni del nostro telegiornale. E cioè è uscito un rapporto Istat del 2021, calo delle nascite, dei matrimoni e invecchiamento della popolazione. Italia, paese al tramonto demografico, ci chiedevamo. Appunto, il rapporto dell'Istat, il rapporto annuale 2021, ha scritto che il quadro demografico nel 2020 si è contraddistinto per un nuovo minimo storico delle nascite dall'Unità d'Italia e da un massimo di decessi, soprattutto tra la popolazione più anziana. Nel 2020 sono nati in Italia 404.000 bambini, un calo del 3,8% rispetto all'anno precedente e di quasi il 30% rispetto al 2008. L'età media per il primo figlio nelle donne italiane è 32 anni, cioè l'Istat registra un forte calo demografico dovuto anche quindi al calo delle nascite. Lei ha curato un progetto appunto che si chiama EcoFood Fertility, dove ha messo in risalto proprio questo anche calo della fertilità maschile. Ci può dire di che cosa si tratta questo progetto? Sì, volevo prima commentare certo. Quello che lei ha rappresentato. In effetti sono un po' di anni che l'Istat registra questo calo progressivo delle nascite in Italia. Consideri che l'Italia, insieme alla Corea del Nord, al Giappone pure mi pare, è uno dei paesi a più bassa natalità del mondo. E la questione però non è solo legata a fattori socio-economici o, diciamo così, al fatto che comunque l'età in cui si fa il primo figlio è avanzata, per cui ovviamente tutto viene in qualche maniera, diciamo così, reso più difficile dopo una certa età. L'età biologica si sposta perché l'età migliore per appunto fare figli è dai 20 ai 32 anni. Purtroppo per motivi anche, come spesso viene detto, socio-economici, ci si sposa più in avanti, per cui ci sono tutta una serie di problematiche che portano hanno una genitorialità più avanzata. Però c'è un fatto importante, che accanto a questo ritardo c'è un netto calo della fertilità che noi registriamo soprattutto in riferimento al maschio. E questo calo della fertilità maschile ormai è registrato da alcuni decenni nei paesi occidentali, ma non solo nei paesi occidentali, anche in alcuni paesi cosiddetti emergenti, come l'India. Vediamo anche quello che è successo in alcune aree dell'Asia, come l'Iran, come la Cina e anche quindi in Africa, dove il calo... Scusa se io la interrompo, dottore, chiedo scusa se la interrompo perché lo ha menzionato. Vediamo subito questo grafico che lei ci ha passato, frutto del suo studio, il primo grafico, dove vediamo proprio questa riduzione drastica degli spermatozoi, se ce lo può commentare questo grafico. Sì, guardate, questo grafico dice tutto. Vedete che nel 1939 la media degli spermatozoi era di 116 milioni per ml. E vedete come l'ultimo lavoro di Levin del 2017 fa riferimento a 47 milioni per ml. Per cui più che dimezzato. Vedete che la curva scende ancora e ci sono degli autorevoli scienziati che già da un po' di tempo stanno avvertendo che di questo passo nei prossimi 30-40 anni si arriverà addirittura ad una incapacità riproduttiva del maschio e quindi a un serio problema per la sopravvivenza della specie umana.
di questa situazione, devo dire, a livello politico e sanitario, non c'è alcuna consapevolezza. Questo probabilmente è il problema dei problemi. Io credo che appena, diciamo così, questa storia della pandemia da Covid termina, spero quanto prima, si affronti questo che, no, a mio giudizio, anche perché abbiamo fatto gli studi in particolare nelle aree più inquinate, dove la situazione è ancora peggiore di quella che voi vedete, verrà sicuramente, dovrà essere sicuramente messa all'attenzione dell'opinione pubblica nazionale e mondiale, perché questo sarà il problema dei problemi per l'umanità. Questo calo importante della fertilità maschile, direi anche femminile, ma diciamo così nel maschio, questi elementi sono più evidenziabili e quel grafico dice tutto. Per Vediamolo un quanto. attimo, dottore, quel grafico, perché lì c'è anche una linea interessante che lei mi spiegava nella chiamata che abbiamo visto, che abbiamo avuto prima. Rivediamolo, cioè quella linea poi in effetti orizzontale, che cosa indica? Cioè indica che l'anno, diciamo, cruciale mi sembra di capire che è il 2050. Ma diciamo così, in verità la linea cruciale è anche prima del 2050, se voi fate caso intorno al 2037-2038. Tra l'altro Johansson, un neuroscienziato del Karolinska Institute, aveva nel 2019 fatto una dichiarazione molto forte dicendo che se si continuava soprattutto con l'inquinamento non solo chimico ma anche elettromagnetico, in pratica, l'estinzione era certa nel giro di 4-5 generazioni. In verità, un mese e mezzo fa, Nature riportava con un commento che la situazione poteva essere addirittura più seria e più anticipata. Parlava del 2045, appunto, come linea, diciamo, linea oltre la quale in pratica c'era l'estinzione della specie umana per incapacità di produzione maschile. Ma fondamentalmente arriviamo appunto intorno al 2050. Questa, se continua così, io la vedo veramente dura. Ovviamente l'unico mezzo per cercare di ridurre questo calo è riqualificare il pianeta, fare una vera transizione ecologica, non quella di cui purtroppo ancora se ne parla, ma bisogna fare una vera, drastica, dura, importante, immediata rivoluzione ecologica. Quindi interrompere l'inquinamento, non a piccoli passi come si vuole fare, ma bisogna, diciamo così, dare un'accelerata. Qualcuno dice che forse prima che si appunto arrivi il declino della fertilità maschile, ci saranno i cambiamenti climatici, che nel giro forse anche prima del 2050 faranno piazza pulita dell'umanità. Ma sta di fatto che la linea è fortemente in discesa e bisogna fare qualcosa subito. E io ho l'impressione che si sta facendo ancora troppo, troppo. Certo, tra l'altro la linea è preoccupante, il problema è preoccupante non soltanto nei paesi occidentali, come diceva poco prima, ma anche nei paesi africani o asiatici. Vediamo insieme anche il terzo grafico che ci mostra proprio questo dato, e no, l'altro, quel terzo grafico, quello che ci mostra appunto il dato sui paesi. Ecco, vediamo proprio che c'è un drastico calo anche in Africa. Di solito si pensa che l'Africa invece sia una popolazione dove ci sia una forte diciamo, crescita demografica, insomma, però quel grafico del suo studio dimostra proprio il contrario. Sì, questo noi abbiamo preso i dati a livello mondiale in ogni area del mondo e, negli ultimi 15 anni e vedete in maniera molto chiara questo calo drastico della fertilità maschile, in particolare in Africa, nella zona centrale dell'Africa, il Congo, nel Ruanda, in quelle aree dove c'è stato uno sfruttamento delle risorse molto importante. E quindi, ma anche in Asia, quindi faccio riferimento all'India, alla Cina, anche in alcune zone del Brasile. Quindi in tutte quelle aree dove, soprattutto negli ultimi 15 anni, e stiamo parlando dal 2001 al 2015, cioè noi siamo al 2021, quindi la situazione sarà sicuramente quindi peggiore, vedete che non si può assolutamente
escludere, basta vedere questi grafici, le modifiche importanti, soprattutto sull'ambiente, si è avuto in queste aree. Qui, questo è spiegabile proprio col grave impatto ambientale che purtroppo stiamo subendo. Quindi è abbastanza ben rappresentato da quello che voi avete rappresentato appunto in questa diapositiva. E dottore, allora ci spieghi che cos'è? Aspettate un attimo. Okay. Abbiamo un problema di audio, sì, ora chiaramente i tecnici provvederanno a risolverlo. Allora, ci spieghi che cos'è il progetto EcoFood Fertility, in che cosa è consistito questo progetto di ricerca che lei ha coordinato? Sì, il progetto di ricerca EcoFood Fertility è un progetto di biomonitoraggio umano che noi abbiamo avviato inizialmente in Campania, a partire proprio dalla terra nella quale vivo. Io vivo ad Acerra, quindi un po' definito l'epicentro della cosiddetta terra dei fuochi, e noi eravamo ovviamente preoccupati della crescita importante di incidenza di diverse malattie cronico-degenerative a partire dal tumore. E quindi gli studi epidemiologici, quelli diciamo così statistici, indicavano effettivamente questo trend, però erano in quel periodo, stiamo parlando del 2013-2014, erano spesso in qualche modo contestati, c'erano diciamo così delle opinioni dunque diverse, sono valutazioni statistiche, per cui io ho pensato che bisognava modificare il metodo di studio e cercare di meglio valutare quanto effettivamente vivere in determinati contesti ambientali potesse incidere sulla salute attraverso appunto la valutazione di dati più biologici, più, come posso dire, concreti. E quindi abbiamo iniziato questo studio di biomonitoraggio umano, nel senso che abbiamo preso ragazzi di aree della terra dei fuochi in confronto con un'altra area della stessa regione, la regione Campania, l'area dell'Alto Mediosevere, una zona a basso impatto ambientale. Abbiamo preso appunto giovani maschi di età intorno ai 25-26 anni, non fumatori, non bevitori, non esposti professionalmente, non obesi, quindi un campione omogeneo in queste due aree, e abbiamo valutato in particolare il liquido seminale. Perché il liquido seminale? Il liquido seminale, dagli studi che, quindi, che ho effettuato e dunque le ricerche che poi ho avviato e ora abbiamo continuo, quindi confermo, rappresenta effettivamente un marcatore molto sensibile dell'inquinamento ambientale. Infatti la qualità dello sperma, degli spermatozoi, dello sperma nei ragazzi della terra dei fuochi rispetto a quelli dell'Alto Mediosevere era molto più scadente, ma non solo la qualità del liquido seminale, anche le difese antiossidanti nel liquido seminale erano appunto più scarse rispetto a quelle dell'Alto Mediosevere. Vi erano quindi alterazioni del DNA spermatozoario, maggiori in terra dei fuochi rispetto all'Alto Mediosevere, una maggiore concentrazione, ecco, di metalli pesanti, soprattutto nel seme che più nel sangue, di telomeri. Poi abbiamo fatto quindi altri studi che in effetti anche sulle potamine, sulla diciamo compattazione della cromatina, tutti studi pubblicati dal 2016 ad oggi, che indicano effettivamente che le differenze sono veramente importanti, e tali differenze sono più riscontrabili in termini appunto di danni nel liquido seminale rispetto praticamente alla matrice sangue. Generalmente gli studi di biomonitoraggio vengono a essere fatti su sangue e urine. Noi abbiamo utilizzato, oltre che sangue e urine, la matrice spermatica. La matrice spermatica dava delle informazioni molto, ma molto più precise per quanto riguarda l'impatto che l'ambiente, ossia vivere in certi contesti ambientali, ha sulla salute riproduttiva e direi sulla salute generale. Perché ci sono anche studi americani, danesi, che indicano come la fertilità maschile è un indicatore di salute generale, e quindi una maggiore alterazione degli spermatozoi in età, diciamo, giovane può predire anche patologie cronico-degenerative più serie,
nell'età adulta e addirittura per le generazioni future. E infatti i tassi di mortalità sono più alti proprio per gli infertili. Questi sono dati che potete riscontrare in letteratura scientifica, sempre più solidi. Noi, dal nostro canto, col progetto, abbiamo definito lo spermatozoo sentinella. Quindi gli spermatozoi sono un po' come le api del territorio, sono le prime sentinelle, della salute ambientale. E noi, indagando in particolare quindi giovani in queste aree, abbiamo quindi individuato questo marcatore, che o indicatore, come un indicatore che effettivamente è molto, molto sensibile. Da questo studio poi ci siamo allargati in altre aree d'Italia, a Brescia, nella Valle del Sacco, a Modena, a Taranto. Stiamo campionando anche in Spagna. Abbiamo anche avviato un protocollo al femminile, quindi su fluidi follicolari, stiamo quindi per pubblicare, per cui lo studio si è allargato anche al di fuori dei confini nazionali e, fra l'altro, il Ministero della Salute, proprio 3 anni fa, ci ha finanziato una parte del progetto proprio su giovani della Terra dei Fuochi, della Valle del Sacco, nel Frusinate e a Brescia. E qui abbiamo pubblicato proprio il primo lavoro a febbraio 2021, una rivista molto importante di biologia, che le differenze in termini di qualità seminale sono importanti. E quindi l'ambiente, vivere in certi contesti, incide in maniera importante, a partire proprio dalla fertilità maschile. E noi in queste aree abbiamo riscontrato tassi di infertilità, ma soprattutto alterazioni della motilità progressiva importanti, addirittura più bassi rispetto a quelli dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, con zone, diciamo così, disomogenee, ma comunque che indicano come in alcune aree la pressione ambientale c'è più che in altre. Stiamo facendo anche degli studi ancora più approfonditi su diversi altri contaminanti. Uno sta in fase di sottomissione, proprio sui metalli pesanti in diverse aree comunque d'Italia, dove ci sono delle differenze importanti, anche per quanto riguarda diossine, PCB, idrocarburi policiclici aromatici. Quindi, che dire, in effetti queste differenze noi, sia in termini di contaminazione, quindi presenza di contaminanti, sia in termini di alterazione, le vediamo in particolare nello sperma, meno nel sangue. Cioè le differenze nel sangue ci sono, ma non sono così evidenti come quelle che noi riscontriamo sul liquido seminale. Per cui possiamo, diciamo così, ormai con una certa certezza, ragionevole certezza, che il libro seminale rappresenta il primo marker di inquinamento ambientale. I risultati di questo progetto di ricerca sono stati quindi, sono resi pubblici, condivisi. Qual è stata poi la risposta delle autorità competenti a questi risultati che sicuramente preoccupano? Guardi, allora, noi abbiamo avuto una grossa visibilità perché tutti gli articoli pubblicati che abbiamo, diciamo così, tutti gli articoli sono stati ripresi da diversi giornali autorevoli, anche abbiamo avuto 2 servizi sulla RAI, Corriere Leonardo, Repubblica, Mattino, Corriere, hanno ripreso queste nostre ricerche. Però devo dire, molto onestà, che nonostante credo la gravità della questione, ancora non si è preso consapevolezza. Poi c'è stato il Covid che ci ha bloccato anche una parte di ricerche e che comunque ora stiamo quindi con fatica riprendendo. Però devo dire che la consapevolezza su questo problema non c'è nella maniera più assoluta. E questo è preoccupante perché gli indici, e lei li ha fatti vedere sia con la natalità, sia quelle che le ho passato io del calo della qualità in individuo seminale a livello mondiale, noi diremo questo è ancora peggio nelle zone dove maggiore la pressione ambientale. Ma come posso dire, non sappiamo, cioè questi sono dati, sono cose importanti su cui bisogna riflettere e bisogna agire, ma ancora vedo che c'è poca, poca, poca attenzione su questo tema. Come se poi il crollo demografico non fosse un problema per uno Stato, per una nazione. Ma Dottore. guardi, che dire, cioè l'Italia è un paese strano,
il più bel paese del mondo, con le maggiori risorse culturali, intellettuali, ma devo dire che comunque su diversi aspetti, soprattutto quelli ambientali e sanitari, ancora c'è poca attenzione. C'è poca attenzione. Questo Vorrei che ci avviassimo verso le conclusioni di questa nostra chiacchierata, prospettando delle soluzioni che chiaramente possiamo individuare in macro soluzioni che spetta agli stati inevitabilmente prendere e quindi una svolta vera del verde, penso anche al biologico e quindi drastica riduzione dell'inquinamento. E poi ci sono delle micro soluzioni che ognuno può fare nel piccolo, quindi vorrei che lei ci desse un po' delle spiegazioni su queste due tipologie di soluzioni, ecco, che cosa si può Sì, fare? guardi, allora noi abbiamo fatto una cosa, credo, innovativa, nel senso che in attesa del disinquinamento del pianeta, in attesa che vengano messe in campo appunto dalle autorità pubbliche di sistemi di bonifica e quindi si avviasse una vera rivoluzione quindi ecologica, noi abbiamo, fra l'altro, anche diciamo così pubblicato con lo studio sulla fertilità prime evidenze su come l'alimentazione, soprattutto l'alimentazione sul modello dieta mediterranea e in particolare con prodotti biologici sia diciamo così una misura efficace per modulare, contrastare, ridurre gli effetti degli inquinanti sulla salute umana. Per cui, nello studio che abbiamo appunto pubblicato, oltre a valutare le differenze, in termini di qualità del liquido seminale fra le tre aree, fra i ragazzi di Brescia, quelli dunque di Terra dei Fuochi, quelli della Valle del Sele, e quindi a denunciare questo importante calo della qualità del liquido seminale in questi ragazzi, peraltro giovanissimi, sanissimi, stiamo parlando di ragazzi di 18-19 anni, quindi questo dovrebbe già di per sé allarmare. Abbiamo però visto che in un trial clinico randomizzato, che faceva sempre riferimento a questo progetto, finanziatoci dal Ministero della Salute, quindi stiamo parlando di un progetto pubblico in cui ha partecipato come parte l'Istituto Superiore di Sanità, il CNR, l'Università di Milano, l'Università di Brescia, l'ENEA, l'Università di Napoli, per cui io sono il coordinatore di questo progetto, che ha dato delle indicazioni ben chiare sulla qualità del liquido seminale. Ma soprattutto abbiamo detto che chi fa un intervento nutrizionale con dieta mediterranea, in particolare con prodotti biologici, migliora gli indici di fertilità. E infatti il gruppo di controllo, il gruppo dei ragazzi che ha seguito la dieta mediterranea, ha avuto miglioramenti netti della qualità seminale rispetto al gruppo invece di controllo, il gruppo che non ha seguito la dieta. In pratica noi abbiamo preso questi ragazzi, li abbiamo divisi in due bracci. Un braccio ha fatto l'intervento dieta mediterranea con una buona parte dei prodotti bio e un altro invece no. E abbiamo visto che alla fine dunque dei 4 mesi di intervento, chi ha fatto questa dieta ha migliorato tutti gli indici di fertilità. Stiamo vedendo anche, ma non posso ancora commentarli, prime evidenze anche sul diciamo, miglioramento dei tassi di contaminazione, visto che abbiamo fatto anche valutazioni tossicologiche sul sangue e sullo sperma di questi ragazzi. Però, ecco, una misura di resilienza possibile, può essere quella appunto, alimentare. E mangiare bio non solo significa appunto ridurre la quota di pesticidi, diciamo così, nei nostri corpi che già sappiamo hanno dei danni importanti a livello generale e in particolare sulla fertilità. Ma significa in qualche modo assumere una maggiore quota di antiossidanti, detossificanti, che in qualche maniera possono controbilanciare, contrastare gli effetti pro-ossidanti, diciamo, o chiamiamoli in maniera più semplice, intossicanti appunto dell'ambiente. Per cui un modo per contrastare gli effetti degli inquinanti o per ridurre o modulare per quanto è possibile c'è con uno stile di vita adeguato e con un'alimentazione mediterranea, che è la nostra alimentazione, la nostra dieta, ma soprattutto con prodotti biologici e ubiquinaci. Devo dire
che questa rappresenta una misura innovativa che potrebbe essere applicata soprattutto in contesti dove maggiore è la pressione ambientale, l'inquinamento ambientale, quindi da tutti, pratica, concreta, almeno cominciamo a difenderci. In attesa che ci disinquinino il pianeta, noi abbiamo la cosiddetta bonifica naturale dell'uomo inquinato. Infatti, il nostro hashtag è Intanto mi difendo, o l'altro che abbiamo appena coniato, con il bio mi difendo. Ovviamente difendere la propria salute significa, per esempio, con i prodotti bio, favorire le coltivazioni biologiche, che ovviamente hanno un effetto positivo sui territori, sulla fertilità, sulla biodiversità che si sta perdendo. Per cui il messaggio della dieta mediterranea con prodotti biologici, che noi abbiamo quindi applicato e abbiamo già i primi importanti risultati, e stiamo andando ancora avanti con progettazione in questa direzione, fa bene non solo alla propria salute, alla propria fertilità, ci difende dall'inquinamento, ma favorisce appunto sistemi agroecologici che migliorano l'ambiente intorno. Quindi un'azione del progetto EcoFood Fertility importante e concreta va proprio in questa direzione: difendere la propria quindi salute dagli inquinanti ambientali e difendere il territorio favorendo sistemi di coltivazione agroecologici e quindi favorire fondamentalmente appunto il biologico. Dottore, lei prima ha menzionato il Covid, no? Questa malattia che ha un po' fagocitato tutti gli altri problemi di salute pubblica, compreso quello di cui abbiamo parlato oggi. Ha condotto anche uno studio di una correlazione tra Covid e inquinamento, se ce ne può dare una spiegazione nei 3 minuti che ci restano, insomma. Sì, guardi, noi abbiamo fatto, pubblicato appena 15 giorni fa, che è stato ripreso 5 luglio anche da Repubblica, uno studio su tutte le aree del mondo. Abbiamo notato che nelle aree dove maggiore è la pressione ambientale, negli ultimi 15-20 anni, vi è stata una riduzione drastica della qualità del liquido seminale. Quindi abbiamo in pratica trasferito il concetto che il liquido seminale in caduta libera, che rispecchia un po' lo stato di salute dell'ambiente e di salute della popolazione, possa rappresentare, come dire, un indice di suscettibilità a malattia, in questo caso anche al Covid. E poi la cosa interessante che abbiamo quindi visto è come gli inquinanti, aumentando la disponibilità del recettore ACE2, questa porta di entrata del virus nelle cellule, in pratica, favorisce l'impatto che il Covid, ha sulla persona e, in particolare, siccome il testicolo è molto ricco di questi recettori, noi, abbiamo quindi visto come, in effetti, o come è ipotizzabile una, riduzione ancora maggiore della fertilità maschile proprio nelle aree dove maggiore è la pressione ambientale, dove il Covid, insieme agli inquinanti, in maniera sinergica possono peggiorare la qualità del liquido seminale. Per cui questo articolo, che è stato appunto ripreso da Repubblica, fa riferimento a questa pericolosa sinergia tra Covid e inquinamento per appunto il destino della fertilità, che, come già vi dicevo, è in calo dappertutto, in particolare proprio nelle zone dove ci si aspetta invece tassi di fertilità maggiori, come l'Africa, invece non è così, e quindi appunto noi avvertiamo che nei prossimi anni ci potrà essere un peggioramento della curva, o meglio di quella linea che vi ho fatto vedere all'inizio della fertilità maschile, proprio perché il Covid rappresenta un fattore di accelerazione negativa nei confronti della qualità del liquido seminale. E questo è molto è un problema che deve essere quindi affrontato. Per cui noi diciamo che tutti i ragazzi, anche perché ormai la prevalenza e la diffusione, soprattutto nella fascia giovanile, nella fascia proprio riproduttiva, devono, che hanno preso il Covid, o comunque, diciamo così, sono stati in contatto con soggetti, devono in qualche modo sottoporsi a un esame, del seme. Fra l'altro, e chiudo, la prevenzione andrologica, anche per fatti culturali, è molto scarsa,
nel mondo e in particolare in Italia. Prima c'era la visita di leva, ora non c'è più. Per cui, a maggior ragione, ora che il nostro, tra l'altro, è stato il paese, uno dei paesi più colpiti dal Covid ed è anche uno dei paesi più inquinati d'Europa, questa è una cosa che bisogna dire, a maggior ragione, appunto, e anche sulla base dei nostri studi, in queste aree, bisogna aumentare molto il livello di prevenzione andrologica. Questo è un appello che faccio alle autorità, sanitarie del mio paese. Dottore, noi ci uniamo al suo appello. La ringrazio per essere stato su BioBlu. Grazie a voi, grazie a voi. Ringrazio voi per aver seguito questa intervista col dottor Luigi Montano, che è chiaramente disponibile anche sugli altri nostri canali di informazione, il sito bioblu.com e poi i nostri canali social, Telegram, Facebook e tutti, insomma, gli altri nostri mezzi di diffusione delle nostre interviste, dei nostri reportage. Ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento ad un prossimo aggiornamento con l'informazione di BioBlu.